IdeaWebTV.it con la nostra consueta esclusiva del martedì, un caffè fuori campo. Oggi le nostre telecamere fanno tappa a Bra nella città della Zizzola e non è una scelta casuale. Dopo 11 giornate di campionato nel torneo di Serie D, Girone A, il Bra è secondo in classifica con 24 punti, ad appena 3 lunghezze di distanza dal Chieri, capolista appunto del torneo. Un rendimento fino adesso davvero straordinario per questa squadra ed è straordinario il primo ospite che abbiamo qui ai nostri microfoni, un passato professionistico ad altissimo livello e qui appunto nel Bra è sicuramente una delle colonne. Mauro Briano, ben trovato Mauro, buonasera. Ciao a tutti, ciao, è stato troppo gentile. Sono stato abbastanza realista, credo, anche perché vogliamo ricordare qualche passaggio saliente della tua carriera? Ma è Torino sicuramente il più importante, poi Triestina. Nel Toro giocavi con Bobo Vieri o sbagliamo? Primavera sì, poi dopo lui è diventato qualcosa di diverso da me, quindi non ci siamo più incrociati. No, è stata un'esperienza bellissima, e sicuramente anche una delle più importanti, con Triestina, Catanzaro, Cosenza, sì, diciamo che ho girato parecchio. Hai girato l'Italia e poi sei arrivato qui a Bra. Nel Bra naturalmente non sei solamente uno dei perni del centrocampo di Fabrizio Daidola, ma anche oltre il rettangolo di gioco sei impegnato con la società. Sì, quello sicuramente, col settore giovanile, una cosa importante, molto bella. Ci stiamo divertendo da una parte, ma ci stanno vedendo anche degli ottimi risultati. Sono molti giovani, molte cose nuove, quindi diciamo che di pari passo con la prima squadra si sta vivendo un bel momento, molto felice. Un momento davvero molto bello, 3 mesi fa iniziavate il ritiro, sono passati 90 giorni dal raduno e dalle successive operazioni per approntare la squadra e per farla rendere al meglio. Non è uno spazio di tempo elevatissimo, però avete recepito al meglio le direttive di Daidola e siete davvero una grande squadra e i risultati lo stanno dimostrando. Ma le cose stanno funzionando bene, anche se, come ben sottolineato, un periodo breve, però si sono viste delle cose positive. La squadra si sta esprimendo bene, la classifica secondo me non è casuale, è chiaro che il cammino è molto lungo, il nostro obiettivo è stupire e soprattutto regalare alla società delle soddisfazioni. Poi se in primavera la classifica sarà tale, allora faremo altre valutazioni. Si comincerà a pensare a qualcosa di più importante, anche perché una città di 30.000 abitanti come Bra meriterebbe forse quell'approdo al professionismo che storicamente non è mai stato ricompreso negli annali della storia di questa società, che pure è una delle più longeve nel panorama calcistico piemontese. Ma assolutamente sì, anche perché l'approdare o meno tra i professionisti e fare bene è una cosa, un fatto organizzativo, non è importante il numero degli abitanti o quant'altro, se si lavora in un certo senso ci si arriva. E questo diciamo che è una cosa molto importante. Mauro, a questo punto non potete neanche più definirvi la matricola terribile del campionato, matricola è quella che magari vive l'esploit di 3-4 giornate, ne sono già passate 11, siamo quasi a un terzo del cammino, potete considerarvi davvero una realtà consolidata di questo girone A, anche perché insomma il calendario non vi aveva dato in sorte subito una partenza davvero consistente contro gli avversari che erano considerati dalla critica i più accreditati candidati alla promozione. Ma poi sicuramente il calendario non è stato, tra virgolette, favorevole, anche se poi vedendo i risultati non è stato un grosso problema. Ma noi la matricola lo siamo sempre, perché comunque non dimentichiamo che dobbiamo ancora superare il girone di andata. Però, ripeto, la squadra si sta esprimendo bene e questo fa sì che comunque si possa pensare di ottenere molti punti. Poi ripeto, quella che sarà la classifica finale andremo poi a valutarla più avanti. Squadra profondamente rinnovata, questo Bra che sta affrontando questa esperienza tra i semiprofessionisti. Qual è il giocatore che ti ha impressionato più favorevolmente? Escluso chi è presente che interverrà tra qualche istante. No, vabbè, ci sono come voi ben sapete, la costruzione delle squadre di Serie D è soprattutto legata ai giovani, le società cercano di prendere 4-5 elementi di affidamento e noi li abbiamo di sicuro, quindi non li nomino perché sarebbe troppo semplice. Diciamo che il segreto del Bra sono i nostri ragazzi, è inutile sottolineare, basta vedere i numeri,
giocatore come Beltrame che ha realizzato 5 reti finora, i giovani che hanno giocato dietro si sono espressi bene, si sono soprattutto alternati, hanno giocato quasi tutti. Forse manca ancora qualche minuto a Mondino, che è quello che è stato utilizzato meno, ma anche lui è un 94 che arriva da una prima categoria, quindi secondo me la differenza l'hanno fatta loro, questi ragazzi qua molto molto giovani ma anche molto molto pronti, perché ripeto, trovarsi in una realtà del genere e fare determinate prestazioni non è facile, quindi questa è stata la differenza secondo me. Mauro, per concludere, gira su YouTube un video molto bello di un tuo gol fantastico che avevi realizzato con la maglia dell'Alessandria durante i playoff qualche anno fa, una conclusione al volo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Ce lo riproporrai a Brown, gol come questo? Speriamo di sì, quello fu un gol, gira ancora perché è il gol che portò la, tra virgolette, la società in Serie C1, quindi, e poi fu molto spettacolare, speriamo di sì. E questo è Mauro Briano, centrocampista perno del Bra di Fabrizio D'Aidola, in questo scoppiettante avvio di campionato su ideawebtv.it all'interno di un caffè fuori campo.